Siamo all'interno del Tribunale di Pordenone con il sociologo Paolo Tomasin, un ricercatore, un collaboratore con l'Università degli Studi di Trieste. Oggi siamo ad un convegno estremamente importante anche per il ruolo che può avere di interpretazione, di collocazione da parte della sociologia, perché i temi sono legami di prossimità, sostieni il tuo vicino. Parliamo di relazioni tra le persone, le relazioni tra enti, istituzioni regionali, comunali, enti locali, amministratori della giustizia e quant'altro. Questa sinergia quanto deve essere ancora implementata per poter dare sempre di più un importante sostegno a chi ha sempre più bisogno, ma anche come quantità, perché la società sta diventando sempre più soggetta a questi bisogni. Grazie. Il modello pordenonese dell'Istituto dell'Amministratore di Sostegno ha attivato questa sinergia, questa collaborazione, però può sempre essere migliorata perché non c'è mai praticamente una fine alla possibilità di migliorare queste relazioni, che sono relazioni che aiutano a produrre comunità. Oggi uno dei problemi che abbiamo è che la comunità si è un po' disintegrata e grazie anche all'amministratore di sostegno riusciamo a riattivare legami sociali sia tra il tessuto informale, quindi il volontario, la famiglia, l'associazione, lo sport, ma anche tra queste e la parte formale, quindi la pubblica amministrazione, quindi i tribunali, no? Con la volontaria giurisdizione, che è praticamente quella parte della giustizia che è a favore del cittadino e a tutela, a protezione del cittadino, ma assieme anche agli enti locali, assieme praticamente alla regione, assieme anche poi agli altri enti finanziatori come le fondazioni e come altri enti in qualche modo che collabora l'azienda sanitaria ed altri, insomma. Quindi è molto interessante perché è un modello di rifondazione della comunità, del welfare stesso e quindi volto poi a produrre benessere. L'importante è, noi ci attiveremo con questi progetti per andare a misurare ma quanto benessere in più produce l'amministratore di sostegno, perché guardate, benessere non è uguale a PIL, praticamente a solamente l'aspetto economico, ma praticamente allo stato di salute, allo stato anche di relazionalità, allo stato di vivere bene e felici in un territorio. Ecco, lei adesso ha appena sostenuto che lo stare bene non è solo un elemento, un parametro di carattere economico, ma lo stare bene significa anche relazioni tra le persone, e purtroppo stiamo vivendo un periodo storico in cui c'è sempre più frammentazione, e allora questa frammentazione porta sempre di più ad implementare quello che lei ha detto. Allora è forse questa la strada per cercare di migliorare proprio qualche elemento e portare anche un contributo per integrazioni di progettualità o migliorare anche alcuni elementi della progettualità stessa? Sì, sicuramente questa è una strada, non è l'unica, ce ne sono altre, però in qualche modo può anche motivare e essere diffusa in altre pratiche, sicuramente questo. Quindi, come dicevo prima, riallacciare rapporti, favorendo, perché le relazioni, guardate bene, le relazioni, se siano relazioni si vive anche più a lungo, questo l'OMS lo dice, quindi creiamo veramente più benessere e più facilità di vivere in un contesto comunitario, e quindi si sta costruendo in questo ambito, ma può essere diffuso ad altri, e questo è l'interesse dell'amministratore di sostegno.